Allora, siamo ad uno dei momenti più attesi di questa edizione della Festa di Scienza e Filosofia, quello sulla laicità, la religione, la tolleranza, la democrazia, tutti temi fondamentali e quanto mai attuali. Stasera ne parliamo con due grandi personalità, Sua Eminenza il Cardinale Giuseppe Betori, illustre teologo e arcivescovo di Firenze, ma anche nostro concittadino folignate di origine, e il filosofo Paolo Flores d'Arcais, che saranno introdotti dal professor Pierluigi Mingarelli. Professore, a lei la parola. Grazie. Di nuovo buonasera. Come diceva la dottoressa Gentili, siamo di fronte ad uno degli incontri più attesi fra Sua Eminenza il Cardinal Giuseppe Betori, arcivescovo, già segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. Lui nell'orecchio, quando si è avvicinato, come avete visto, mi ha detto: a Foligno Don Giuseppe. E siccome siamo in vena di amicizie e di confidenze, Sua Eminenza il Cardinale e chi gli sta vicino e sta parlando in questo momento, insieme 60 anni fa vinsero un premio catechistico e fummo mandati a Roma per, non so, 15 giorni, Peppino? Una settimana. Quindi, in vena di confidenze, mi sono permesso anch'io di raccontarne una che ci lega da quando eravamo bambini e non avevamo finito gli elementari. Bene, il titolo, come sapete, di questo incontro è Fede, laicità, tolleranza. Che ruolo hanno le religioni nella democrazia? Un tema particolarmente adatto a speculazioni, indagini, studi, riflessioni di altissimo livello, ma di grandissima attualità. Come si svolgerà questo dibattito? Vi sarà un primo intervento dei due relatori, di circa un quarto d'ora, poi seguiranno domande da parte di chi volesse farle e ci sarà poi una successiva replica dei due relatori. Inizia a parlare il professor Paolo Flores d'Arcais, filosofo, direttore della rivista Micromega, uomo della cultura politica italiana intesa come confronto di idee, talvolta anche scontro, ma al di sopra di miserie, di contumelie, così come spesso purtroppo accade oggi. A te Paolo e grazie per questo tuo contributo. Ringrazio tutti voi che siete venuti a partecipare a questo dibattito. Ovviamente ringrazio il Cardinal Betori che ha accettato questo invito e il professor Mingarelli che ha voluto la presenza anche quest'anno di Micromega in questa manifestazione. Un anno santo fa, nel 2000, lo scorso giubileo, ho avuto l'occasione di un dibattito con un altro cardinale, l'allora Cardinal Ratzinger, e di quel dibattito, di cui ho un bellissimo ricordo, una delle cose che ricordo ancora con maggiore affetto è il clima di quel dibattito e la consapevolezza e l'esplicita dichiarazione anche da parte del Cardinal Ratzinger e anche mia che tra credenti e non credenti
Il rispetto reciproco non consiste nella diplomazia, non consiste nel smussare i propri argomenti e non dirli fino in fondo, ma al contrario, ci si rispetta solo con la parresia, nel dire pienamente e apertamente quello in cui si crede, le proprie convinzioni, gli argomenti delle proprie condizioni, senza temere che questi argomenti possano offendere l'interlocutore, perché la peggiore offesa è la reticenza, significa non prendere sul serio l'interlocutore, pensare che non gli si possa dire tutto, e questo si fa con i bambini, non con le persone adulte. E quindi quel tono, che fu il tono di quel dibattito, io per parte mia lo seguirò anche qui, convinto appunto che la franchezza sia il preambolo per vedere quali elementi poi di strada in comune, quali elementi di conflitto ci siano su un tema così urgente, così presente nella vita, sempre più nella vita quotidiana, non solo nel dibattito teorico. Avete sentito il titolo, e quindi il dibattito ruota attorno al il ruolo delle religioni in una democrazia, e quindi la compatibilità anche fra fede e democrazia, oltre che fra fede e ragione, erano del resto i due temi del dibattito che ho avuto l'onore e il piacere di fare 16 anni fa col cardinale Ratzinger. Ecco, io immagino che qui saremo tutti d'accordo nel ritenere che democrazia e sharia siano incompatibili. Eppure sono convinto che moltissimi in questa sala e anche sul palco in realtà siano dei sostenitori della sharia. O meglio, non della sharia nell'insieme di tutti i precetti della legge religiosa islamica, ma della logica della sharia. Che cos'è infatti la sharia, o ancor meglio la logica della sharia? La sharia è un insieme di regole religiose, di regole religiose volute da Dio, o perché rivelate, o perché scritte nel cosmo e nella vita umana, che sono creazioni di Dio. E la logica della sharia non consiste ovviamente in tutte le singole norme che si trovano scritte nel libro di ciascuna religione. La logica della sharia consiste soprattutto nel fatto che delle norme religiose diventino leggi dello Stato, e cioè che un obbligo morale per i fedeli di una determinata religione, quindi un obbligo morale che ha delle sanzioni spirituali, che riguarda la salvezza e la vita eterna, diventino legge dello Stato, quindi vincolino erga omnes, fedeli, credenti, non credenti, diversamente credenti, con delle sanzioni civili o penali imposte dallo Stato stesso. Ho parlato di obbligo morale perché anche i precetti islamici nel Corano, che pure sappiamo, nel Corano si parla di lapidazione delle adultere, per esempio, ma anche nella Bibbia si parla di lapidazione delle adultere. E ci sono oggi, c'è uno Stato che si rifà esplicitamente alla religione ebraica e che certo
non consente la lapidazione delle adultere, anzi è un crimine. E così come ci sono moltissimi paesi con una grandissima maggioranza di fedeli del Corano in cui la lapidazione è un crimine, non è. Nel Corano leggiamo che la donna deve essere sottomessa, ma anche nel Nuovo Testamento lo leggiamo, in alcune tra le più importanti lettere di San Paolo. E abbiamo conosciuto paesi a grande maggioranza islamica, come la Tunisia ai tempi di Bourguiba o la Turchia fino a un recentissimo ieri, in cui la posizione della donna non era affatto di sottomissione. Quindi il problema, quando io parlo di logica della Sharia, non è che tutti i precetti di una religione, soprattutto quelli scritti nel libro di ciascuna religione, e i tre libri delle tre grandi religioni monoteistiche risalgono a millenni fa, diventino legge dello Stato. Al contrario, è la logica che vuole che determinati precetti religiosi, anche solo alcuni, vengano imposti attraverso la legge dello Stato. La Chiesa Cattolica è contraria al divorzio. Il suo precetto è il matrimonio indissolubile. Circa mezzo secolo fa, la Chiesa Cattolica ha cercato di imporre questa sua particolare norma etica a tutti gli italiani, attraverso un referendum con cui si voleva abrogare una legge dello Stato che introduceva anche in Italia il divorzio, quasi ultimo fra tutti i paesi occidentali. In quel caso operava la logica della Sharia, la pretesa di imporre una norma morale particolare come norma di tutti i cittadini, anche dei non credenti. In quel caso, anzi, direi che era una logica della Sharia al quadrato, perché per la Chiesa Cattolica il matrimonio civile è una forma di concubinato come altre. Quando io ero ragazzo ci fu un caso famoso del vescovo di Prato che denunciò come pubblici concubini due suoi concittadini che si erano appena sposati civilmente. E ne nacque un processo, querela per diffamazione, eccetera, ma perché effettivamente per la dottrina della Chiesa due persone che non sono sposate col rito religioso, cioè col sacramento del matrimonio, sono pubblici concubini. E da questo punto di vista, allora sembra ancora più incongrua la pretesa di vietare il divorzio, visto che far sciogliere un matrimonio civile è come far sciogliere un concubinato. Non si vede perché la Chiesa se ne dovrebbe occupare. E la Chiesa Cattolica è contro l'aborto. La legge morale, la dottrina morale della Chiesa considera l'aborto un crimine, un omicidio, un peccato mortale, ma anche un crimine. E circa mezzo secolo fa la Chiesa Cattolica ha cercato di imporre questa sua particolare visione morale come legge dello Stato, di nuovo attraverso un referendum con cui si voleva abrogare una legge che consentiva determinate condizioni l'aborto anche in Italia. Anche qui l'Italia quasi ultima fra i paesi occidentali. E anche qui operava la logica della Sharia, imporre per legge il punto di vista morale di una religione. In entrambi i casi ci furono dei cattolici che dissero no. I famosi cattolici per il no, appunto, che invitarono in entrambi i referendum a votare no,
cioè a mantenere quelle due leggi, ma non perché questi cattolici fossero cattolici più tiepidi delle gerarchie ecclesiastiche, non perché volessero in proprio divorziare o abortire. Erano cattolici che sostenevano un ragionamento molto semplice. Noi, per la nostra morale, per la morale della nostra Chiesa, per la nostra fede, siamo per il matrimonio indissolubile e siamo contro l'interruzione della gravidanza e tuttavia riteniamo che questa sia la scelta che noi, per fedeltà alla nostra fede, dobbiamo mantenere, ma non la possiamo imporre anche agli altri. Perché appunto all'epoca non si diceva questo, ma sarebbe stata una logica, non si diceva la logica della Sharia, sarebbe una logica teocratica, imporre, una logica costantiniana, si diceva, cioè imporre con la forza del braccio secolare, dello Stato, della legge che vale per tutti, la propria norma morale. A qualcuno potrà sembrare che cose di mezzo secolo fa siano cose che appartengono ormai a lontano passato, superate, non sono più d'attualità. Ma proprio qualche giorno fa il portavoce del governo polacco ha annunciato che si farà una legge in Polonia che proibisce l'aborto in qualsiasi forma, tranne, credo, in casi di gravissime situazioni di salute in cui la madre è in pericolo di vita, e ci saranno per i contravventori, donne, medici, infermieri, alcuni anni di carcere. Il governo polacco, che è uscito dalle recenti elezioni, è un governo che ha vinto grazie a quella forza che in Polonia è oggi Radio Maria, sostenuta dalla quasi totalità dei vescovi. E anche in questo caso siamo alla logica della Sharia pura e semplice. Del resto, qualche cosa di analogo è avvenuto di recente in Irlanda con un referendum che però ha dato esito opposto, e cioè le leggi dello Stato non hanno recepito la volontà della Chiesa Cattolica. In sostanza, noi dobbiamo prendere atto che ancora oggi la Chiesa Cattolica cerca di imporre attraverso la legge la propria morale laddove i rapporti di forza glielo consentano. E del resto, torneremo su altri due temi più avanti, questa stessa volontà che oggi in Italia o in Francia non arriva a chiedere l'abrogazione del divorzio o neanche dell'aborto, perché è chiaro che sarebbero due referendum che si perdono, questa stessa volontà di impedire che la legge della società, dello Stato, sia diversa dalla propria legge morale, lo vediamo nel caso del matrimonio omosessuale e dell'eutanasia. Ci torneremo. Quindi la Chiesa Cattolica è oggi, ancora oggi, per la Sharia, per la sua, ovviamente, ovunque e quando può. Il che ci dice, purtroppo, in che senso venga poi interpretata dalla stessa Chiesa l'affermazione che viene sempre ripetuta quando si tratta di discutere dei rapporti fra Chiesa e Stato a dimostrazione della propria laicità, per cui la Chiesa si comporta secondo la regola dare a Dio quel che è di Dio e a Cesare quel che è di Cesare. Il fatto è che cosa sia di Dio e che cosa sia di Cesare lo vuole stabilire la Chiesa stessa. In tutti questi casi pretende appunto che
sia la volontà di Dio, così come interpretata dalla dottrina della Chiesa, che diventa legge dello Stato. E del resto lo ha chiarito nel modo più mostruoso, sottolineo questo aggettivo molto polemico, ma cercherò poi di motivare perché di polemica non abbia nulla, sia purtroppo una rispondenza con le semplici verità di fatto. Lo ha chiarito nel modo più mostruoso Papa Wojtyła, di fronte al Parlamento polacco e poi nei suoi libri più importanti, l'ultimo dei quali è una sorta di grande testamento, in dialogo con un importante filosofo polacco dell'epoca, in cui Giovanni Paolo II sosteneva che l'aborto è il genocidio del nostro tempo. Sostenerlo di fronte al primo Parlamento polacco liberamente eletto del dopoguerra, la Polonia è il paese dove vi sono alcuni dei più noti campi di concentramento, è luogo che ha conosciuto direttamente lo sterminio degli ebrei, sostenere che il genocidio del nostro tempo, cioè che è l'olocausto dei nostri giorni, significa, se le parole di un Papa hanno senso, e le parole di un Papa hanno senso e vanno prese con tutta la serietà e il peso con cui sono pronunciate, se il genocidio e l'olocausto del nostro tempo, significa che la donna che abortisce, che il medico o l'infermiere o il marito e fidanzato che aiutano la donna in questa scelta di interruzione della maternità, hanno, dal punto di vista morale e politico, un comportamento analogo all'SS che apre il gas e poi dà luogo ai forni crematori. Ecco perché ho usato l'aggettivo mostruoso. Mettere sullo stesso piano aborto e olocausto, secondo me, è mostruoso. E tanto più grave in quanto Karol Wojtyła oggi non è solo il fu Papa Giovanni Paolo II, ma è San Karol Wojtyła, San Giovanni Paolo II. Qual è l'escamotage che spesso viene avanzato da parte cattolica per sostenere che non si tratta di imposizione della propria dottrina morale attraverso la legge? L'escamotage si chiama morale naturale. L'aborto e il divorzio e altre cose, e il matrimonio omosessuale e l'eutanasia, la Chiesa non le combatterebbe perché vuole imporre la propria dottrina come legge valida per tutti, ma perché sarebbero in contraddizione con la morale naturale, con la legge morale scritta nel cuore di tutti gli uomini. È un modo però più accattivante di presentare la propria logica della Sharia, visto che questa legge naturale coincide sempre con la propria morale religiosa, e visto che davvero se fossero tutte queste cose contro natura, vorrebbe dire che chi invece le sceglie è un disumano, la donna che abortisce come l'SS, appunto. Ma ciascuno di voi credo che non accetterebbe di andare a cena con un SS che fosse uscito fresco fresco dalle sue operazioni criminali nel campo di Auschwitz. Mentre penso che a moltissimi di voi sarà capitato di frequentare normalmente persone che, grosso modo, sapete, donne che hanno interrotto la propria gravidanza, medici e infermieri che hanno partecipato a queste interruzioni, mariti, fidanzati, amici di persone, e non avete il minimo dubbio che si tratti di
cose completamente diverse. La disumanità del campo di concentramento e dei forni crematori da una parte e un punto di vista di scelte morali che potete non condividere, ma che certo non vi fanno sentire che avete a che fare con dei disumani. E, ecco, teniamo conto che per la Chiesa Cattolica non solo l'aborto, ma il divorzio è in qualche modo contro natura, l'uso della pillola, l'uso della pillola del giorno dopo. Per cui io mi fermo a questi 20 minuti offrendovi quella che mi sembra una tesi che scaturisce evidente da questi fatti che ho ricordato. La religione è compatibile con la democrazia solo quando sia la religione, che non è una fede più tiepida, è una fede altrettanto intensa, ma vissuta diversamente, dei cattolici del no, di quei cattolici che hanno la coerenza di essere al tempo stesso pienamente cattolici, ma pienamente cittadini, e di non volere mai che la loro morale sia imposta a tutti come legge dello Stato. Grazie. Ora è la volta di Sua Eminenza il Cardinal Giuseppe Bedori. Prego. Il professor Flores d'Arcasio non me ne vorrà, ma io non risponderò punto per punto alle molte accuse che lui ha fatto alla Chiesa Cattolica. Perché credo che il problema non stia lì, ma stia al fondo di qual è appunto la religione nella concezione filosofica del professor Flores d'Arcasio, che per lui a quanto pare è un unico soggetto assimilabile tra l'islamismo radicale della Sharia e la Chiesa Cattolica dall'altra. Questo io contesto fondamentalmente. Per me questo concetto della religione non esiste. Esistono le religioni, e le religioni nel loro evolversi storico, nella concretezza, per esempio, di un cammino anche della Chiesa Cattolica, che oggi vede il rapporto con la coscienza e con la società non illuminato da un documento qual era il sillabo che diceva che c'era una verità e solo la verità, che era quella cattolica, aveva diritto alla cittadinanza, mentre al massimo si poteva tollerare l'errore. Credo che non a caso nel titolo del nostro incontro torna la parola tolleranza, che invece è scomparsa del tutto dal linguaggio cattolico di oggi, cioè dal linguaggio della mia Chiesa, la Chiesa del Concilio Vaticano II, che non parla di tolleranza, ma parla di rispetto della coscienza in quanto elemento fondamentale della dignità della persona. Quindi il problema credo che sia il confrontarci concretamente con questa Chiesa, che è la Chiesa che sì, forse sta dentro a tutte le cose che ha detto il professor Flores d'Arcasio, ma sta anche dentro a tutta l'accoglienza dei migranti, che se non fossero le nostre parrocchie a raccoglierli, non so che faremmo in questa Italia. Di fatto la Chiesa non è solo quel volto, è qualcosa di ben più complesso. Ma soprattutto è una Chiesa che pensa che le ragioni di Dio non siano quel pericolo per l'uomo che il professore prima ci proponeva. Proprio perché alla natura profonda della Chiesa appartengono due misteri, che sono il fondamento stesso della fede cattolica, i quali mi escludono quel rifiuto dell'altro, anche quando io non condivido le sue azioni o le sue convinzioni, e soprattutto mi impediscono di ragionare nei termini della difesa di Dio in nome della difesa di Dio nei termini di offesa dell'uomo e dell'umanità. I due misteri a cui mi riferisco sono la Trinità e la incarnazione del Figlio di Dio fatto uomo.
Io ho letto l'ultimo libro del professor Flores d'Arcais, che in queste sue affermazioni iniziali si è ben guardato dal ricordare che nel suo libro per il 99% parla della Sharia ovviamente islamica, introducendo poi queste piccole divagazioni sul cattolicesimo circa i diritti della persona, diritto all'aborto e così via. Magari dimenticando anche che la legge italiana non parla di diritto all'aborto. La legge italiana non parla, ma dice che occorre andare incontro alla maternità e poi prende anche in visione il problema appunto di coloro che non intendono non avanzare oltre nella propria maternità. Il diritto all'aborto è un concetto che è estraneo al legislatore italiano, anche se è diventato un luogo comune del parlare, ma non voglio, ripeto, entrare nei singoli argomenti. Mi interessa dire che la visione che ho di Dio è quella di un Dio plurale, non è il Dio dell'Islam, e neanche il Dio degli ebrei, perché il mio è Dio Padre, Figlio e Spirito, cioè relazione. Non è quel monolite che ovviamente sarebbe il presupposto di ogni fondamentalismo. Dentro ha una vita Dio, ha una storia Dio. E questa dimensione storica la ripercuote anche poi ovviamente nella sua rivelazione, nel suo rapporto con gli uomini, soprattutto quando questo rapporto diventa un rapporto di complicità di Dio con l'uomo, perché egli si fa uomo. Uno può non crederle queste cose, senz'altro, ma se vuole entrare in dialogo con la religione cattolica deve ritenere che la religione cattolica non è la religione dell'inimicizia nei confronti dell'uomo in nome della difesa di Dio, bensì è la religione della compagnia di Dio nei confronti dell'uomo. Quindi da questo punto di vista le ragioni di Dio non sono opposte alle ragioni dell'uomo, soprattutto se guardiamo quella forma di Dio che è impressa in tutte le nostre città, che è la forma del crocifisso. So che qualcuno lo vorrebbe abolire questo crocifisso. Anche nelle pagine del libro del professor Flores d'Arcais c'è questa istanza dell'abolizione, dei segni della fede a cominciare dal crocifisso. Sarebbe un po' difficile per me tornare a Firenze se dovessi dire di dover abolire tutti i segni della fede che trovo nella mia città, anzi, forse dovremmo radere al suolo quella città che è nata da una civiltà che è impregnata dalla fede. Allora questa fede non è poi tanto nemica dell'uomo se ha prodotto quel mistero di bellezza che è la mia città oggi e quella cammino di comprensione e di esperienza dell'uomo che si chiama l'umanesimo, che non è qualcosa che nasce contro la fede, signori. Quello nasce dalle radici della fede. Ecco, io vorrei che noi pensassimo anzitutto così della fede cristiana, per poi avvicinarsi anche a questi problemi e meditare sul fatto che forse la fede cristiana non dice che vuole imporre delle regole alla società in nome della fede, ma offre alla società dei motivi di riflessione e di argomentazione sull'umano, su cui poi liberamente la democrazia decide. Perché dovremmo decidere di tutto, meno che delle ragioni che portano i cattolici nel dibattito comune? Perché i cattolici dovrebbero essere così minorati nel dibattito civile da essere gli unici esclusi nel poter portare ragioni non di fede, di ragione? Le motivazioni di fede sono le loro. Quello che si mette in campo sono le ragioni sulle quali c'è un confronto libero, razionale. E c'è appunto la possibilità di aderirvi adesso, oppure no. Si può aderire al fatto che l'embrione sia una persona umana, si può dire che è un conglomerato di cellule che equivale a un tessuto come le mie unghie. Sono due posizioni, la mia e quella del professor Flores d'Arcais, a quanto pare, circa l'aborto. Io credo che nell'embrione già c'è in nuce la persona umana.
E credo quindi che la società debba difendere la persona umana sempre, soprattutto quando è più debole. Sempre, dall'inizio alla fine, nel momento della debolezza. Se invece qualcuno dice che quello è un conglomerato di cellule e nulla più, ebbene, confrontiamoci con un dibattito razionale in cui anche le ragioni scientifiche hanno la loro parte. Non è che ci si rinuncia, la scienza non è che rinuncia alla fede, la Chiesa non è che rinuncia alla scienza, tutt'altro. Peraltro esistono scienziati atei e scienziati credenti. Il primo scienziato moderno è uno scienziato ipercredente, si chiama Galileo Galilei, ha sofferto da parte della Chiesa, lo so bene, ma non è che per questo ha rinunciato alla sua fede, né alla sua scienza né alla sua fede, al di là delle proclamazioni che è stato costretto a fare pubblicamente. Era un'altra epoca, non credo che oggi non si potrebbero riproporre le stesse situazioni. Non è che stiamo in un regime, no, di carattere teocratico oggi, e nessuno lo vuole. Ripeto, io sono un figlio del Concilio Vaticano II che mi impedisce lo stesso concetto di teocrazia. Ecco, credo che è da questo punto di vista che noi possiamo metterci. Cioè, la Chiesa, i cattolici, hanno delle ragioni da portare nel dibattito pubblico oppure no? Oppure i cattolici sono irrazionali? Io sono un uomo irrazionale perché sono un uomo di fede. E quindi quello che io dico non è meritevole di considerazione e neanche di essere discusso. Perché io credo, ovvero lo stesso diritto degli altri a credere. Anche perché poi sul piano concreto, non io ma tanti cattolici, mi sembra che hanno una cura dell'umano perlomeno altrettanto, se non più forte, di chi invece esclude il divino e si preoccupa solo dell'umano. Non è che mi sembra che la fede nell'umano ci renda meno attenti, nell'in Dio ci renda meno attenti all'uomo, a noi credenti. Ho fatto prima l'esempio della cura dei nostri migranti, ma credo che il discorso potrebbe essere ampliato così come vogliamo. Il problema è che se noi pensiamo che le ragioni di Dio siano per se stesse ragioni contrarie alle ragioni dell'uomo, sì, dopo viene tutto di seguito. Viene di seguito il fondamentalismo, viene di seguito la violenza per imporre agli altri le proprie idee, viene fuori anche il terrorismo. Però qui proprio quel cardinal Ratzinger, a cui prima si riferiva il professor Follers d'Arcaise, che credo le ha parlato con la stessa schiettezza con cui le sto parlando io adesso, nel suo famoso discorso di Regensburg, ahimè, così incompreso, che cosa diceva se non questo? Che la violenza è in contrasto con la natura di Dio e la natura dell'anima, se volete, la natura dell'uomo. Dio non si compiace del sangue, qui è la famosa citazione di Manuele il paleologo, che fu tanto contestata per la seconda parte, ma nella prima parte diceva questo: Dio non si compiace del sangue, non agire secondo ragione, sin logo, è contrario alla natura di Dio. Allora la ragione non è qualche cosa che è estranea alla fede. Ripeto, non agire secondo ragione è contrario alla natura di Dio. La fede della Chiesa si è sempre attenuta alla convinzione che tra Dio e noi, tra il suo eterno spirito creatore e la nostra ragione creata, esiste una vera analogia. Allora, se io penso che la ragione dell'uomo non è estranea a Dio, anzi è implicita nella natura di Dio, perché io non potrei parlare razionalmente? Perché il cattolico dovrebbe essere escluso dal dibattito pubblico? E la fede dovrebbe essere soltanto ricacciata nell'intimo della coscienza e dentro ai luoghi di culto. Sto citando, dal libro del professore. Questo mi sembra che sia il vero contendere. Cioè, diamo una patente di possibilità di ragionar su le ragioni dei cattolici, o invece le ragioni dei cattolici non sono
degne di essere oggetto di ragionamento su. E le ragioni dei cattolici quindi non possono entrare nel dibattito pubblico, non come ragioni di fede, torno a dire, ma come ragioni su cui si può ragionare. Torno all'esempio. Possiamo ragionare sul fatto che l'embrione è persona o non è persona, oppure apoditticamente il dire che l'embrione è persona è qualcosa che va escluso dal dibattito politico, scientifico, culturale di oggi. Questa è la rivendicazione che credo noi come cattolici sentiamo di dover fare, nettamente distinguendoci da quell'altra forma di religione, che è appunto quella della Sharia, che vuole imporre, e quando deve imporre deve utilizzare tutti i mezzi per imporre, e quindi arriva fino al terrorismo. Non dico che nella storia del cattolicesimo non siano mancati anche momenti in cui questo ha avuto la sua espressione. Non lo dico questo. So bene che nella sfera, il momento costantiniano a cui faceva accenno il professor Flores d'Arcais è stato segnato da questa distruzione. Si distruggevano i templi pagani, come oggi l'ISIS distrugge le forme della cultura occidentale nelle regioni che va conquistando in Siria. Quindi io non nego che nel percorso del cattolicesimo, del cristianesimo, ci siano state contraddizioni di questo tipo. Io dico che il mio credo, che è il credo dell'oggi della Chiesa, il credo del Concilio Vaticano II, il credo di Papa Francesco, di Giovanni Paolo II, perché vorrei anche un po' riscattarlo Giovanni Paolo II. Quando diceva genocidio non aveva soltanto di fronte a sé la Shoah degli ebrei, perché se 7 milioni di ebrei sono stati sterminati dai nazisti, c'erano anche 5 milioni di cattolici in quegli stessi campi di concentramento nazisti che sono stati uccisi. Quindi non con facilità Giovanni Paolo II poteva dire questo, perché tanto il genocidio si riferiva a un'altra religione, a non fratelli suoi. Il rispetto di Papa Giovanni Paolo II nei confronti degli ebrei è ben noto a tutti, peraltro è un uomo che ha vissuto con gli ebrei a Katowice e quindi aveva una percezione della realtà culturale e religiosa ebraica come, per esempio, io ho solo adesso di riflesso a Firenze. Sto imparando il mio contatto con gli ebrei a Firenze. Ma non posso dire di averlo nel sangue, perché qui a Foligno non avevamo una esperienza di questo genere. Quindi direi, l'espressione genocidio, se questo vuol dire l'espressione dell'uccisione di un popolo, forse può essere meno calzante, ma che oggi ci sia uno sterminio di vite che la legge sancisce come lecito, il che non significa che poi non si va non solo a cena, ma non si accoglie in tutte le maniere le persone in quanto tali. La distinzione tra la persona e il peccato è ben chiara alla coscienza della Chiesa, tra l'errore e l'errante è chiaro per noi, ripeto, almeno dal Concilio Vaticano II, senz'altro. Ripeto, altre epoche della storia della Chiesa non risplendono con la stessa consapevolezza di quello che abbiamo oggi. So anch'io che ci sono le streghe di mezzo, c'è l'Inquisizione e così via. Non è che voglio star qui a nascondere la realtà. Però quello che mi dico è questo, appunto. E forse potrebbe essere interessante a notare come su certi fronti oggi siano proprio i cattolici e magari gli ebrei insieme con loro ad essere i difensori di certe condizioni dell'umanità. La reazione contro l'utero in affitto è risuonata con forza solo prevalentemente fino a poco tempo fa da voci cattoliche ed ebraiche, oggi invece raggiunte da porzioni non indifferenti dello stesso mondo del femminismo, almeno in Francia. E allora, tutti i diritti per il matrimonio dei gay e nessuno diritto per le donne povere che vengono strumentalizzate da chi vuole un figlio a tutti i costi?
gay o non gay che siano? Credo che su questo dovremmo riflettere. Ci sono dei fronti di difesa dell'umano in cui, se permettete, la Chiesa oggi non ha molto da imparare da altri. Non possiamo dire che sia mancata la chiarezza delle reciproche posizioni. Ora, diciamo, gli argomenti, anche il tono avvincente di entrambi i relatori mi hanno impedito di fare quello che loro stessi mi avevano chiesto, cioè interrompere. Però questo fare mi mette in condizioni di dover chiedere. Se ci sono domande, ne chiederei un paio, poi chiederei ai due relatori di rifare un nuovo intervento limitandolo ai 7-10 minuti, perché il nostro programma prevede anche un'altra conferenza e credo ci sia necessità di far parlare tutti, anche se questo dibattito è particolarmente avvincente. Possiamo pensare, con completa parresia, mi sembra. Esatto. Possiamo pensare, Eminenza e professore, che magari questa sia la prima puntata di un lungo incontro e confronto, magari su altre questioni, per cui io mi chiamano prete di campagna, non perché sono prete, ma perché vado un po' al sodo. Possiamo pensare a fissare già l'appuntamento per il prossimo anno. Se ci sono un paio di domande, pregherei di farle. Posso? Prego. Non vedo. Eccomi qua. Allora, diciamo, noi stiamo vivendo in una società che diventa sempre più multiculturale, multietnica, multireligiosa, e questo è un processo storicamente probabilmente irreversibile. E dall'altra parte, specialmente in Italia, in cui la religione e la norma civile hanno coinciso per millenni, e mi sembra che la società civile da sola non abbia ancora sviluppato una grossa etica indipendente da una religione precedente. Quindi noi avremo molto presto, secondo me abbiamo già, un problema di distinguere l'etica dalla religione e di non poter pensare che uno Stato senza etica possa esistere. E credo che sia un problema che dobbiamo risolvere in fretta, perché avendo nuove religioni con magari diverse modalità, si può rischiare un conflitto sociale estremamente serio. Bene. Altra domanda? C'è il signore in fondo o a metà sala? Prego portare il microfono lì sulla parte destra rispetto al mio dito, oppure... Per la verità io... Posso? Prego. Da quest'altra parte. No, io chiederei ai due interlocutori di approfondire il concetto di verità, strettamente legato al concetto di storia, perché credo che storia sia innanzitutto verità. Un fatto, se non è vero, non si può considerare storico. Bene. Mi chiedo, questa morale cattolica, religiosa, si può considerare effettivamente un fatto storico? Ci sono tutte le condizioni per considerare questa morale che sia veramente proveniente da Dio? Io mi auguro che ci possa essere, non in questo momento, ma magari in futuro, un dibattito, partendo dal punto di vista di quello che fanno effettivamente gli storici. Cioè, gli storici sono quelle persone che vanno alla ricerca della verità, ma con prove però. E le prove devono essere
compatibili. La ringrazio, grazie mille. Un'altra domanda, per favore. Tre parole: silenzio, potere e verità che è stata detta. Queste sono le principali parole che avvengono nel processo e nel confronto a faccia tra Gesù e Pilato. Qual è il potere del silenzio, per esempio, dei martiri in questi tempi? Grazie. Grazie. Consideriamo purtroppo chiuse le domande. Chi inizia? Concluderà sua eminenza. Prego, professor Flores. Ovviamente le religioni sono molto diverse l'una dall'altra e anche al loro interno. E il Cardinal Bettori, che ha letto con grande attenzione, ho visto, il mio libro che si intitola La guerra del sacro, terrorismo, laicità e democrazia radicale, sa che su queste differenze io insisto e come moltissimo. Ma essendo oggi il mio interlocutore un vescovo e non un imam, ovviamente mi occupavo degli aspetti, dei rapporti fra cattolicesimo e democrazia che secondo me rendono conflittuale questo rapporto. Il rapporto di alcune versioni dell'Islam con la democrazia sono ben più conflittuali. Sono addirittura di esclusione e di esclusione a morte, ma non nel senso, non è un'immagine, è la realtà che ahimè viviamo. Quindi differenza fra le religioni e differenza all'interno delle religioni. Io ho tenuto a sottolineare come dal punto di vista religioso la Sharia per i musulmani sia sempre la stessa Sharia, ma le versioni che poi di fatto se ne danno sono diversissime, perché appunto ci sono paesi dove la Sharia è la legge dello Stato, pensiamo all'Iran, pensiamo all'ISIS che vuole diventare Stato, pensiamo all'Arabia Saudita, che forse... Io in questo libro polemicamente dico: come può pensare l'Occidente di combattere l'ISIS, cioè la pretesa della Sharia che si impone in un territorio, alleati dell'Arabia Saudita, che è già il califfato? Perché l'Arabia Saudita è un paese con cui si fanno affari, scambi diplomatici, salamelecchi, grandi aperture, ma dove le donne adultere vengono lapidate, agli omosessuali viene tagliata la testa, la stessa cosa avviene a chi è ateo, per non parlare di un'infinità di altre mostruosità. Quindi anche nell'Islam sappiamo che ci sono diversissime versioni dell'Islam, senza dimenticare che se il mondo cristiano ha avuto delle vicende di lotte interne terribili, le guerre civili di religione, l'Islam praticamente da sempre è percorso da spaccature grandiose, violenze reciproche, odi teologici reciproci, non solo fra le due grandi tendenze e interpretazioni di sciiti e sunniti. E chiarito quindi che non mi sogno affatto di mettere sullo stesso piano religione cristiana e neanche religione cattolica con l'Islam, e meno che mai con certe versioni dell'Islam, io sono sempre per distinguere concretamente, storicamente, le diverse versioni storiche di una religione. Ma appunto della religione cattolica non mi sono permesso di rimanere nel vago, ho fatto esempi concreti dell'ultimo mezzo secolo, e se non ci fossero stati episodi di questi anni o addirittura di questi giorni,
Io non avrei fatto neanche gli esempi di mezzo secolo fa, perché avrei detto, per fortuna, le aperture del Concilio hanno vinto e hanno dato tutti i loro frutti. Io ho sempre considerato che appunto i cattolici del no fossero gli autentici figli del Concilio. Del resto questa era la loro convinzione, ma non era la convinzione della Chiesa gerarchica che li ha condannati in tutti i modi. E ho fatto questi esempi perché sono esempi che si prolungano fino ad oggi e che mi sembra dimostrino, ahimè, che la Chiesa cattolica, quando può e pensa di avere rapporti di forza favorevoli, cerca di imporre, come sta avvenendo oggi in Polonia. Alcuni anni fa non se lo sarebbe potuto permettere, oggi che può lo fa, e temo che domani lo farebbe in altri paesi se potesse, e non è solo la Chiesa cattolica, perché ci sono tendenze del protestantesimo negli Stati Uniti che sono ancora più fondamentaliste, perché alcuni casi di medici che sono stati assassinati perché praticavano l'interruzione della maternità, della gravidanza, sono stati fatti da fanatici protestanti che dichiaravano di farlo in nome della legge di Dio. Chiarito quindi questo, è chiarito che la legge italiana sull'aborto non lo configura come diritto, però c'è una regola generale del diritto che stabilisce che ciò che non è vietato dalla legge è permesso, e quindi la differenza diventa solo di accentuazione morale, se vogliamo, perché ciò che mi è permesso io ho il diritto di farlo. Ma comunque un tribunale europeo, non più di 3 giorni fa, ha richiamato l'Italia, perché l'Italia di fatto non garantisce il diritto, e la parola diritto invece in questa sentenza europea c'è, delle donne a interrompere gravidanza, perché attraverso, ahimè, le pressioni della Chiesa cattolica, l'80% dei ginecologi negli ospedali è obiettore di coscienza, e siccome palesemente l'80% della popolazione italiana non è cattolica, le stesse ricerche delle varie diocesi ci dicono che i cattolici praticanti sono ormai una minoranza, benché consistente, è evidente che si tratta di una pressione sociale e clericale in qualche modo. Ma posto un momento da parte questa questione, la cosa cruciale che diceva il Cardinal Bettori è il diritto di esporre le proprie ragioni razionali, anche se cattoliche. Io toglierei anche se. Va da sé che ciascuno, quale sia la sua fede o sia non fede, non solo ha il diritto, ha il dovere di esporre nel dialogo pubblico le proprie ragioni, cioè gli argomenti di ragione con cui vuole sostenere una legge. Poiché ho capito che Sua Eminenza ha letto con molta attenzione il mio libro, sa benissimo che io questo sostengo, che un cattolico, un ebreo, un musulmano, un miscredente, un cittadino in dubbio, un ateo dichiarato, hanno in comune proprio il fatto che, a prescindere da queste loro convinzioni, poi hanno il terreno comune del portare ragioni, la razionalità. Ma in che consiste la razionalità? Nei dati accertati, nell'uso della logica e nel riconoscimento dei valori fondamentali costituzionali che dicono che ciascuno di noi ha uguale dignità, riassumerei così. Da questo punto di vista, guardate, il dialogo
fra cittadini è doveroso, è necessario, ma non implica mai l'uso dell'argomentazione fede e dell'argomentazione Dio. Perché ovviamente l'uso della... Se in una discussione che ora noi facessimo sull'aborto e sullo statuto dell'embrione, eccetera, a un certo punto Sua Eminenza dicesse però così è perché questo dice Dio, ovviamente in quel momento non ci sarebbe più fra noi dialogos, perché non ci sarebbe più argomento che discute con argomento, perché per me la parola Dio è priva di significato. Se invece Sua Eminenza dice io sono convinto che l'embrione sia già persona per questi e questi motivi e ci basiamo su tutti i dati accertati della scienza, sulla logica, eccetera, ne possiamo assolutamente discutere, anzi così si discute. Vorrei far notare che da questo punto di vista, se noi affrontassimo, non avremo tempo, il tema dell'eutanasia, io credo che si dovrebbe fare, le farei questa domanda molto semplice. Lei ritiene che sul suo fine vita sia più giusto che decida lei o che decida io sul suo fine vita? E mi piacerebbe in questo caso avere una risposta evangelica, nel senso di Matteo 5,37, il tuo dire sia sì sì, no no, perché il di più viene dal maligno. E siccome sono convinto che lei non vorrebbe farsi portavoce del maligno, mi risponderebbe in modo secco, sul suo fine vita ritiene che sia più giusto che decida lei o che decida io o una qualsivoglia altra persona che però non può essere lei a stabilire. Ed è ovvio che ciascuno sul suo fine vita pretende di decidere lui e non qualcun altro, perché se io non ho più la possibilità di decidere su me, perché la mia vita non è qualche cosa che mi appartiene, la mia vita sono io. Se non posso decidere io, ma decide una maggioranza parlamentare, o un medico, o un vescovo, io ho perso ogni dignità, perché non sono più una persona, sono un instrumentum vocale, come dicevano gli antichi rispetto agli schiavi. Sono una cosa che però è animata e parla. Ma se ho dignità, siccome non è che la vita mi appartiene, è poco dire che la vita mi appartiene. Io sono la mia vita e quindi decido io sul mio fine vita. Nessuno può metterci bocca, altrimenti non sarei più io. Ecco, per cui va benissimo la discussione razionale. E en passant, quando lei dice l'accoglienza dei migranti, lei ha ragione, ma in quel dialogo con Ratzinger, io in quel numero che poi presentammo e fu occasione di quel dialogo che era dedicato alla religione a Dio, un numero speciale di Micromega, io il mio saggio lo concludevo dicendo che molti laici dovrebbero vergognarsi di fronte al fatto che purtroppo su una serie di questioni che riguardano il sacrificarsi per gli altri, pochi laici avevano la capacità che hanno anche, che hanno invece tante persone di fede che per gli altri si sacrificano. Ecco, quando lei mi dice accoglienza dei migranti, lei nel mio libro ha letto quello che io penso degli establishment d'Occidente, il peggio possibile. E è verissimo che purtroppo oggi l'accoglienza ai migranti vede la Chiesa Cattolica in Italia sul fronte, mentre dovrebbe vedere lo Stato democratico, e la Chiesa Cattolica dovrebbe, o qualsiasi altro ente particolare, aiutare semmai. Ed è uno scandalo che addirittura si invitino in trasmissioni o si dia spazio in Parlamento a personaggi che di fatto incitano al razzismo. Di fatto incitano al razzismo. Io penso che
un paese, una civiltà. L'ho scritto proprio di recente, uscirà sul prossimo numero di Micromega, che di fronte alla questione della migrazione, che sono migrazioni storiche inarrestabili da una parte del mondo all'altra, perché ci sono miliardi di persone che vivono in condizioni tale per cui la paura della morte e della sofferenza per venire in Occidente non fa più paura. Di fronte a questioni del genere, lasciare diritto di parola a gente che dice fermiamoli, ricacciamoli via, mettiamo i muri, è come se di fronte a una pestilenza, una qualsiasi, noi oggi pretendessimo di fare come nella peste descritta dal Manzoni, di fronte a una malattia che si diffonde, invece che cercare un vaccino, dessimo la caccia agli untori. Ecco, nessuno penso che oggi accetterebbe che in televisione andasse qualcuno a fare discorsi così folli, ma quando qualcuno in televisione va a dire ricacciamoli, è esattamente come dare la caccia agli untori, cioè siamo alla follia. Frasi di questo genere in un paese civile non dovrebbero avere diritto di cittadinanza, per cui su questo non c'è fra noi nessuna possibilità di discussione, così come io sono assolutamente contrario all'utero in affitto, ma appunto per motivi di ovvia giustizia, perché esattamente come ritengo inaccettabile che si possa vendere un organo, ma nel caso dell'utero in affitto qualcuno si dice ma qualche donna lo fa gratuitamente, è un'ipocrisia, e poi può essere qualche caso eccezionale, ma l'utero in affitto significa la possibilità di utilizzare condizioni di povertà per un proprio bisogno egoistico. Io non ho mai creduto al diritto alla maternità e alla paternità, perché secondo me c'è un diritto del bambino ad avere la migliore famiglia possibile, che non sempre necessariamente la classica famiglia monogamica con papà e mamma, perché abbiamo visto in un'infinità di casi alle volte quali orrori si celino nelle famiglie tradizionali. Ma il diritto è il diritto del bambino, che non ha chiesto di venire al mondo, e poiché non l'ha chiesto è lui che ha tutti i diritti. Essere genitori non è un diritto, dà luogo a dei doveri e basta. E questo credo che faccia parte di qualche cosa che però non ha niente a che vedere con la logica della laicità. Ecco, però dette tutte queste cose, capisce Eminenza che non è vero che i problemi tra democrazia e Chiesa cattolica non esistano più, in una certa interpretazione, ma quando poi questa interpretazione fa sì che al dunque, quello che si a parole si esclude, di far intervenire a un certo punto la volontà di Dio, poi surrettiziamente lo si reinserisce, perché io ancora ricordo una discussione su questi temi col Cardinal Tettamanzi, pubblicata su Micromega, in cui, incalzandolo su questo tema, a un certo punto, molto onestamente, il Cardinal Tettamanzi, proprio sul tema dell'eutanasia, diceva, in effetti, se non ci fosse la mia fede in Dio, io dovrei riconoscere che lei ha ragione, perché la vita è sua, se non c'è Dio, lei ne può fare quello che vuole. Al dunque, spesso, questa prevaricazione ritorna. Allora, se davvero vogliamo trovare un terreno comune, che per me rimane quello dei cattolici del no, che appunto pieni di fede accettavano la laicità, il terreno comune, bisogna che davvero, oltre i dati comuni della ragione, fatti accertati, logica e valori costituzionali, nulla entri nella discussione, perché guardate
che se concediamo che possa entrare qualche cos'altro, cioè Dio, oggi poi non si può scegliere quale Dio. Tra due o tre generazioni la maggioranza dei credenti in Europa saranno credenti nel Dio che ha parlato a Maometto. Se la laicità non sarà diventata l'ovvietà, la normalità sentita come tale da una schiacciante maggioranza di cittadini in modo rigoroso, ci aspettano tempi molto brutti. Grazie professore. Il professore ha ricordato il titolo del suo libro, da cui è nata gran parte della discussione. Io ho apprezzato molto l'attenzione con cui il Cardinal Bedori ha letto questo libro e come si è preparato per questa discussione. A lui do la parola per l'intervento finale. Ringrazio tutti. Per chi volesse e dovesse uscire al termine di questa conferenza, ricordo che nell'atrio c'è una cassetta per poter arrivare a comprare gli strumenti necessari per il trasporto dei bambini in ambulanza. Vi ringrazio per questa vostra disponibilità, ringrazio i due relatori, professor Flores d'Arcais e Sua Eminenza il Cardinale, a cui do la parola. Sono molto grato a questo secondo intervento del professor Flores d'Arcais, perché sono emersi, come vede professore, ampi spazi in cui ci può essere una larga convergenza tra le ragioni del credente e quelle del non credente. Non perché le ragioni del credente siano le ragioni di Dio che si aggiungono alle altre. Quella è una motivazione mia interna. Su questo non mi si può togliere il fatto che il credere in Dio dà a me una visione della vita più profonda rispetto a quella che, secondo me, potrei avere senza riferimento a Dio. Ma torno a dire che per me ciò che entra in gioco nel dibattito pubblico sono solo le ragioni dell'uomo. Se permette, un'altra citazione del cardinale del Benedetto XVI, questa volta discorso alla Reichstag di Berlino 2011. Contrariamente ad altre grandi religioni, il cristianesimo non ha mai imposto allo Stato e alla società un diritto rivelato. Ha invece rimandato alla natura e alla ragione quali vere fonti del diritto. E poi lo spiega storicamente dicendo che il cristianesimo si inserisce in un dibattito culturale nato due secoli prima di Cristo nell'incrocio tra il diritto romano e lo stoicismo, che appunto fondò il diritto romano sulla ragione e non sugli dèi o su altre cose. Quindi questo mi sembra l'impostazione fondamentale e che, ripeto, come vedo, no, ci darebbe molti ampi campi su cui possiamo convergere. Sono i campi dei diritti individuali quelli su cui oggi, di fatto, quelli che oggi si usa chiamare i diritti individuali, quelli su cui oggi di fatto le divergenze tra un pensiero che nasce da un'esperienza religiosa e un'esperienza e invece un pensiero che prescinde dall'esperienza religiosa si distanziano tra di loro. Però per me, torno a dire, tutto questo deve avere un fondamento anche sul tema dell'embrione. Io non dico l'embrione è persona perché me lo ha detto la religione o me lo dice Dio, ma perché penso che, siccome non vedo un salto nella continuità del processo vitale che inizia con la fecondazione e arriva fino a me, alla mia età, non c'è stato un momento in cui si è inserito qualcosa di vitalmente diverso tra la fecondazione dell'embrione che i miei genitori procurarono e quel che sono io adesso. Questa continuità nella vita mi dice è difficile dire prima sì, prima no persona, poi sì persona. Ma, ripeto, adesso non apriamo un discorso su cui peraltro il professore mi invitò già un paio d'anni fa a confrontarmi. Io mi schermii perché dissi che non ero un etico della
non bioetico e quindi non avevo gli strumenti adeguati per affrontarlo. Però questa convinzione di fondo mi accompagna, che ripeto, è una convinzione che si può contestare scientificamente, ma non è fondata su altri argomenti che quelli scientifici, la continuità del processo vitale dalla fecondazione in poi. E lo stesso per me riguarda anche sul tema del fine vita, professore, perché è vero quello che lei dice, che io non posso dare ad altri il diritto di decidere della mia vita, ma posso dare a me stesso il diritto di decidere sulla mia vita, visto che io la mia vita non me la son data, non me la son data la vita. Lei stesso ha detto, riferito al riguardo ai bambini, questo stesso principio, la vita è qualcosa che ci precede, io sono il frutto di una vita, la mia identità nasce da un processo vitale, come abbiamo detto, che in qualche modo mi precede. Posso io disporne in qualsiasi modo di qualche cosa che non ho fatto io? Cioè, questi fogli che sto manovrando qua sotto li ho scritti io, posso anche riaggiustare le idee come voglio. Ma questa realtà, che la mia vita, non è qualcosa, è qualcosa che mi è stata data. I miei genitori hanno detto, questo bambino lasciamolo crescere. Questa realtà che io sono un dono, non sono un progetto di me stesso. Credo che questo dovrebbe... Ecco, detto questo, poi credo che molto si chiarirebbe se riuscissimo a far davvero chiarezza su quel che è eutanasia, su quel che è rifiuto dell'accanimento terapeutico, su quello che è imporre una fine alla vita e un quello che lasciare che la vita si concluda senza un suo artificioso prolungamento che non è più umano. Sono due cose, secondo me, diverse. Credo che su questo, però, non è che voglio... Vorrei però anche dire qualcosa sulle tre domande che ci sono state fatte. Il problema del multireligioso preoccupa molto anche me. Se andiamo al confronto per stabilire quello che sarà il futuro dello scontro tra le religioni, povera Italia, povero Occidente. Io credo che dobbiamo trovare appunto un'etica di base, che è l'etica della ragionevolezza e della ragione su cui le religioni si confrontano per evitare il conflitto sociale. L'altra cosa che mi interessava in quello che stavo detto è anche il tema dell'esperienza. La fede, più che una dottrina, è un'esperienza, è una storia, è un farsi, più che un insieme di idee da applicare poi nel concreto di una vita, è un'esperienza, è un farsi della mia vita giorno per giorno in contatto con questa realtà fondamentante, la mia vita stessa, che io riconosco oltre me. Io non ho paura in questo senso dell'altro alto, professore, con cui lei ci richiama nel suo libro molte volte. Perché in fondo di un altro alto poi l'uomo ne ha sempre bisogno. E se rifiuta questo altro alto trascendente, umanizzato e storico, che è per me il Dio cristiano, che gli sostituiamo? La storia ci ha detto che quando l'uomo ha pensato di poter fare a meno di un altro alto di questo genere, poi è arrivato lo Stato idolatra. Ieri, professore, sono stato alla presentazione di un libro di un martire, arrivo all'ultima domanda, martire dell'Albania, un vecchio prete di 87 anni che ha fatto 38 anni di lavori forzati. Prima parte a spaccare pietre, 18 anni, poi in miniera e poi nelle fogne, a pulire le fogne. Questo uomo è stato per 38 anni la vittima di un regime che ha pensato di poter, anzi di dover fare a meno dell'altro Dio. E si era fatto Dio lui stesso. Enver Hoxha ha fatto una società di schiavi. Io ho paura che senza il limite di un Dio ragionevole, di un Dio umano, di un Dio umanizzato, io ho paura di lasciare
l'uomo in balia o del Dio assoluto prevaricante che mi terrorizza, o di un uomo che mi diventa il mio padrone, o di uno Stato che diventa il mio padrone. E su questo non so se il solo principio democratico potrebbe salvarci. In questo io mi ritrovo, se finisco con questo accenno, con le posizioni che sono di Habermas, che la democrazia sì è una forma di cui noi abbiamo bisogno, ma a sua volta la democrazia ha bisogno di contenuti, ha bisogno di valori, detto in altre parole. E chi è capace di portare valori al dibattito, al confronto democratico, è ben accetto. Lui, che non crede, dice: sono ben accette anche le religioni se mi portano dei valori su cui io posso confrontarmi. Ecco, questo vorrebbe essere il senso delle mie parole questa sera. Non abbiamo paura di chi ci porta ragioni buone per vivere. Confrontiamoci su di esse e democraticamente vediamo se sono utili o meno alla nostra convivenza. Per continuare il prossimo. Grazie a tutti. Il professor Flores d'Arcais ha detto a Sua Eminenza che ci sono tutti i presupposti per continuare la discussione. Sua Eminenza ha detto d'accordo, quindi vediamo. Che cosa significa lo vedremo il prossimo anno. Grazie. Grazie a tutti e mi scuso con coloro che sono venuti per assistere alla terza conferenza, con il professor Gianvito Martino che vedo pazientemente seduto sulle scale, ma notoriamente il professore è un uomo paziente e comprensivo. Grazie.